Santa Marea, vincitori assoluti di questa 34esima edizione di Musicultura. Avete fatto non un unplen, ma quasi. Sì, dai, abbiamo preso preso quattro quattro premi, premi su qua ce l'aspettavamo 5. assolutamente ed è un traguardo davvero grande che siamo davvero contenti di aver raggiunto. C'è un precedente illustre di artista e di artisti in gara che hanno lo stesso nome della canzone. È stato nel 2014 ed era la rappresentante di lista con la rappresentante di lista. È un'eredità pesante la vostra, no? È molto pesante. Però è sicuramente una cosa di cui siamo contentissimi, quindi sì, grazie per il riferimento. Adesso cosa vi aspetta per il futuro dopo questo splendido successo? Ci aspetta Sì, tanto tantissimo lavoro, tanto lavoro, tanta lavoro. musica, tante cose nuove, quindi siamo super entusiasti e super carichi soprattutto. Un'ultima cosa al volo, da parte nostra in sala stampa si sentiva e voi eravate tra i super favoriti per la vittoria finale. Da parte vostra l'avete sentito oppure è stata una sorpresa totale? È stata un po' una sorpresa, nel Sì. senso che dietro le quinte quello che si percepiva era molta amicizia, un senso grande di familiarità, per cui non ci eravamo fatti questa prospettiva, però poi insomma quando abbiamo visto i primi premi abbiamo detto oddio, che sta succedendo? Forse sì, Quindi lì ci siamo infatti. iniziati a... Ha iniziato a prendere piede, poi però alla fine la tensione ci Era stava un tanto. po' pesando, però Ce l'abbiamo ce fatta, l'abbiamo insomma. fatta, siamo qui. Grazie mille, ora complimenti e in bocca al lupo per tutto. Grazie, 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 grazie a voi. grazie.